Ciao ragazze, benvenute alla nostra presentazione della nuova collezione creativa by Marta. Buongiorno ragazze, mi sentite? Sentite forte e chiaro? Perché oggi abbiamo il regia così un po' fissata con la tecnologia. Ce la dobbiamo tenere, ragazze. Buongiorno, mi sentite bene? Fatemi sapere? Sì, 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 vedo i messaggi. Perfetto, perfetto, perfetto. Allora, regia, funziona il microfonino, eh? Bravo. <ride> allora, ragazze, sono veramente super, super, super contentissima di farvi vedere, insomma, la tutta la, la, la presentazione delle novità oggi qua in questa extra live un po' speciale, un po' particolare. Io non vedo l'ora proprio di farvi vedere tutti i progettini, eh, parecchie delle novità, insomma che abbiamo fatto per questa collezione eh, perché davvero sono davvero davvero tante quindi non vedo l'ora, vedo che mi salutate in parecchio ovviamente io allora. oggi ho qua ragazzi che mi eh, aiutano e mi riprendono ben due due personaggi ovviamente, uno è la nostra super regia e l'altra, invece è la nostra super Simona che oggi farà la cameraman <ride> quindi grazie Simo la nostra junior che ovviamente in tanti di voi conosce io, vi saluto, ciao, la, se, la regia vi sta salutando, non so se mh, sentite quello che, che dice ma penso di sì. C'è sempre un po' di differita, sì, questo c'è ragazzi, normale, perfetto, però grazie, grazie, grazie mille per i vostri saluti, siete in tantissime, ovviamente saluto tutte quante voi, non riesco a leggervi sì, in, direttamente. Sì esatto, giustamente la regia ricorda che questa live è un po' diversa dal solito perché la potrete vedere solo proprio in questo momento dal nostro gruppo Facebook Creativa Club, quindi rimare proprio un po' diversa dal solito, abbiamo diciamo deciso di fare in questo modo, perfetto, quindi ehm, ecco se io... Ogni tanto butto l'occhio per leggere i messaggi, ma eh, il computer è lontano da me, quindi è distante e non riesco a leggerli come al solito. Ma comunque, esatto, la regia mi avvisa se c'è qualche domanda particolare o comunque qualcosa che magari mi sono dimenticata di dire. Ma vedrete che, insomma, durante la diretta eh, cercherò di essere abbastanza chiara. E di rispondere un po' a, a tutte le domande. Allora ragazze, intanto eh, ovviamente vi devo dire che oggi vedremo la presentazione della collezione con tutte le novità di questa stagione, ma ragazze, quindi questo è anche importante, in realtà non sarà proprio tutte, 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 tutte le novità della, della stagione, perché? Perché parecchie novità, ve le diremo anche strada facendo. Ad esempio, le nostre strega Box continueranno. Ok, questa settimana ci siamo un attimo fermate proprio perché in occasione della diretta della presentazione, non riuscivamo insomma, a presentarvi anche la strega box. Quindi, questo è un sabato un po' particolare, un po' eh, impegnativo per noi. Eh, ma comunque le strega box continueranno e come già avete potuto vedere, ogni volta ogni settimana ogni strega box c'è all'interno un particolare pannolenci eh, stampato inedito eccetera eccetera quindi questi pannolenci io non ve li volevo spoilerare tutti perciò comunque ogni settimana ci saranno altre novità per questo che ragazze dovete sempre seguirci questo è un obbligo così vi tengo anche eh, così un pochino cioè, in suspense la tempo, ok Salutano anche la mia cameraman che non parla ragazzi perché se no si muove. Allora ha detto che lei non potrà parlare. Ovviamente vi saluta a tutte quante e vi dà un bacione. Ma va che brava questa, questa nuova regia che ho. Quasi quasi ti sostituisco no, con la vecchia il nuovo cameraman, scusa, quasi quasi ti sostituisco, eh? Va bene Simo, perfetto, dice di sì. Bene, bene, bene. Allora ragazze, che dite? Eh, regia, fammi un check, eh, ecco sì, condividete con le amiche, ragazze, invitate, la, ma, invitate magari le amiche a vedere questa live, così mh, più siamo e meglio è, eh? che dite? E, mh, perciò così io quasi quasi in, inizierei. And... Sì, adesso diciamo che siamo quasi 287 in diretta. Perfetto, e, quindi siete... Non si, non si potrà rivedere la diretta. Allora sì, la diretta si potrà rivedere perché comunque rimane registrata. Eh, diciamo che chi voleva partecipare doveva venire appunto in questo appuntamento eh, ora della, della live, ma comunque la registrazione rimarrà, quindi la potete rivedere eh, tutte le volte che vorrete, quindi anche mh, avete la possibilità di riguardare.

un'altra cosa importantissima ragazzi allora i prodotti ovviamente da Creativa by Marta stanno arrivando cioè tutto quello che adesso vi faccio vedere come novità eccetera e anche magari qualcosina che manca insomma perciò veramente a giorni noi inizieremo a spedirle direttamente già da lunedì così inizieremo a spedirle ai nostri negozianti presenti in tutta Italia i negozianti la collezione l'hanno già vista settimana scorsa quindi loro sono già eh, diciamo sanno Già, di che cosa parlate? Ok, di che cosa parliamo quindi. Lasciate un attimino che gli arrivi il materiale, ma poi troverete tutti i prodotti nuovi anche da loro. Ragazzi, io direi oggi prendetevi proprio mh, carta e penna e magari appuntatevi quello che vi può interessare, quello che vi può piacere, quello che magari vi ha colpito. Così che già andate a colpo sicuro poi dal vostro negoziante di fiducia a chiedere quella determinata cosa. Loro tanto avranno già visto la presentazione, quindi tutto torna ed è facilissimo. Ok, ragazze, perciò io direi di iniziare. Eh, regia mi dai, ok? Io direi che anche il premio piano che quelli che oggi ci hanno seguito. Subito lo diciamo subito il premio. Sì, sì. <ride> allora, ragazze, chi è qui con noi oggi ci seguirà insomma, in questa diretta, in questa presentazione, abbiamo pensato proprio di farvi un piccolo pensierino che sarà quello di poter scaricare direttamente finita la presentazione il pdf del nuovo catalogo ovviamente delle novità appunto che andrò a farvi vedere così che avrete anche tanto di eh, codici e insomma prezzi e quant'altro quindi andrete veramente poi a colpo di sicuro ad acquistare a fare i vostri acquisti e le vostre prenotazioni così che magari vi interessa qualche articolo anche se non è ancora arrivato lo eh, prenotate e siete sicure poi di aver Appena arriva. Eh, che dite, vi piace questa, questa cosa che abbiamo pensato, questa attenzione che abbiamo voluto avere? Eh, ragazze, fatemi un po' sapere, scrivete qua sotto. Tanti cuoricini, mi dice la regia. Benissimo, benissimo, cuoricini ci piacciono molto. Allora io direi: buttiamoci a capofitto nelle nostre creazioni e iniziamo proprio a vedere questi questi super colori di questa fantastica ghirlanda super colorata, qui davvero c'è aria proprio di festa di primavera. Ho utilizzato il cartamodello che già abbiamo a catalogo che è il numero 40, ragazzi, che si fa mh, con quel cartamodello il pupazzo di neve e il ginger. Io l'ho un pochino trasformato se semplicemente mettendogli un nasino e facendolo diventare una simpatica pagliaccetta. Può essere una ghirlanda nascita, può essere una ghirlanda da cameretta, carina, anche ovviamente abbiamo scritto Emma che è la nostra nipotina. <ride> Ok, sempre con questi colori che oltretutto vi voglio far notare i nuovissimi pannolenci stampati, che sono questi i pannolenci Deco, con tre bellissime stampe che stanno bene insieme, quindi il rigolino arancio, il puarone fucsia, il puarino verde acqua, stanno benissimo con anche la passamaneria, questa con questi pomponcini super divertenti, super simpatica. Perfetto, un'altra variante che ho realizzato sempre con questo cartamodello è la lavagnetta, quindi ho fatto diventare sempre il pagliaccio una lavagnetta la lavagna che ho utilizzato è quella adesiva ok che abbiamo a rotoli quindi una lavagna adesiva si applica direttamente c'è già la colla e quindi ho fatto la lavagna eh, vi volevo far notare anche gli occhietti che sono molto carini che potete poi eh, trovare ovviamente a catalogo in diverse fantasie in diversi modellini guardate che bello è ve lo alzo anche un pochino così si vede meglio questo pannolenci deco scozzese con questi colori molto particolari ovviamente che poi vedrete si abbinano con tantissimi altri nostri pannolenci morbidosi sempre, eh? quindi la, il materiale è sempre quello. Ti faccio andare un pochino più giù Simo. Volevo farvi vedere anche queste sagome. Queste sono delle sagome già pronte in feltro da 3 mm, hanno praticamente il basamento di legno già fatto, quindi è già tutto cucito, applicato, incollato. Io ho semplicemente fatto la gonnellina, quindi questa qui gliel'ho aggiunta io e il fiocchetto, il resto è già tutto fatto. Si possono vedere in fiera, ma hai detto? Orca miseria, no, non l'ho detto. Vedi, infatti, le ragazze sono più sono attente e, e io ovviamente le ringrazio perché no, mi riprendono carta te. penna e screenshot <ride> 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 carta penna e screenshot è la soluzione migliore, bravissima. Allora, ragazze, sì, no, non ve l'ho detto, ve l'avrei detto dopo. In realtà tutte queste creazioni le potrete poi vedere dal vero dove presso le fiere, quindi veramente tra pochissimo, settimana probabilmente la prossima quasi, ci sarà la fiera di Bergamo, quindi Creativa di Bergamo e poi ci sarà invece più avanti, abilmente, a Vicenza. Per ora sicure che faremo queste due fiere che sono diciamo le più grandi e le eh, per ora... È certo che ci saranno insomma quindi vi aspetto assolutamente in queste due per queste due occasioni dove per quattro giorni ci potremo vedere insomma confrontare eccetera eccetera ci sarò sempre io con il mio tavolino il mio banchettino dove vi farò le dimostrazioni gratuite quindi mi potrete chiedere eccetera eccetera e ci saranno anche i i, i, I progetti, quindi materiali e progetti da poter vedere, fotografare, insomma, potete fare assolutamente no, questo. Ma noi no. No, per noi, in realtà, anche rispetto a quello che ci dicono le ragazze, eh, la maggioranza perlomeno, ci dicono che si vede tutto bene. Quindi purtroppo può essere che magari qualche problemino lo dà la vostra connessione. Provate a cambiare stanza, magari o anche eh, anziché, magari usare il telefono, usate. Il tablet, se avete più dispositivi, provate a fare questa prova qua, se no eh, potete rivedere magari la registrazione. Quest'anno ci sarà il catalogo cartaceo per il catalogo. Allora, il catalogo cartaceo in realtà, il catalogo in generale, quest'anno abbiamo pensato di cambiarlo leggermente, proprio anche ascoltando un pochino quello che sono le esigenze dei nostri negozianti e abbiamo pensato di fare un catalogo molto concentrato, molto molto ristretto solamente sulle novità, quindi non abbiamo rimesso materiali che avevamo già. Questo eh, diciamo anche il PDF che vi arriverà, insomma, che potrete scaricare, sarà proprio esclusivamente di novità. Ovvio che c'è ancora tantissimi materiali che sono quelli per noi continuativi che potete vedere sempre sul sito o eh, per chi ce l'ha sui cataloghi, diciamo del, della stagione scorsa. Ok, quindi i cataloghi tra virgolette vecchie rimarranno e eh, faremo riferimento anche a quelli. Eh, dobbiamo un attimo capire e decidere se farlo cartaceo o meno. Quindi, questo ancora non eh, in questo momento, oggi, non ve lo riesco ancora a dire. Ma se sarà così, magari poi sabato prossimo, insomma, se me lo richiedete, ve lo ridico e decidiamo, ok? Un attimino. Ah, grazie. Sì, ragazzi, eh, per chi è più nei, nelle vicinanze, insomma, di, eh, di in Veruno dove siamo noi, oggi abbiamo eh, fatto l'open day quindi eh, c'è chi ha potuto visionare eh, già in, eh, le nostre creazioni insomma, dal, sì, dal vero. Sì. Il nome Purtroppo il gruppo, cioè sì, non se non esatto. Il nome. Non so se avete sentito la regia che vi ha detto questa cosa, ma ve la rispiego. Eh, tantissimi messaggi, ragazze. Io non vedo come vi chiamate. Perché, se essendo un gruppo chiuso, se non fate l'ok okay per diciamo, la privacy, io non vedo il vostro nome. Quindi, vedo solamente in alto scritto: eh, Esatto, i user, insomma, e però non vedo chi siete, comunque vi saluto lo stesso, ovviamente ciao a tutte, anche se non riesco a leggermi il nome, ma basta che eh, cliccate, insomma, l'autorizzazione. Per ok, perfetto, siamo in tantissime, mi dice la regia. Benissimo, ragazzi, continuiamo con la nostra eh, presentazione. Allora, proprio qua guardate che carina è eh, questa ghirlanda! Devo dire, è una di quelle che eh, veramente mi piacciono eh, tantissimo più indietro Simo allora, questa è una ghirlanda americana e questo insomma è già il nostro cavallo di battaglia. Ma la novità guardate che bello! Quest'anno ha puntato moltissimo eh, con sul eh, mulino a vento. Allora, del mulino a vento ci sarà la fustella, ci sarà il cartamodello stencil, ci sarà anche, eh, diciamo, il, proprio il mulino in legno. Quindi stessa forma fatta in diversi diciamo, avete diverse possibilità di realizzo. In i tulipani con le loro foglie sono nel cartamodello stencil del mulino a vento ok eh, e questi li ho fatti con la teletta termoadesiva i pannolenci morbidosi tra cui l'ho stampato questo qua deco eh, scozzese e anche quello invece eh, con le righine arancione che vedete qua ok queste creazioni possono essere fatte da una bambina di 6 7 anni? Allora, per una bambina di 6-7 anni sicuramente ha bisogno di un aiuto, poi dipende da quale creazione anche, ci sono magari cose più semplici e cose un pochino più complesse. Ovviamente la maggioranza ha bisogno di ferro da stiro, in questo caso dei fiori, piuttosto che colla a caldo oppure di essere cucita. Sicuramente può iniziare però a aiutare, aiutare a ritagliare, a cucire un pochino, quello sì, sicuramente. Allora, andiamo invece a vedere questo coniglietto che è un cartamodello stencil che avevamo già presentato questo inverno, che sono i sorpresoni. Quindi dietro si può eh, diciamo, inserire qualche sorpresa perché qua ci sono i bottoncini perciò si può aprire e inserire dentro magari le ovina di pasqua piuttosto che un regalino eccetera oppure mettere semplicemente dell'imbottitura e quindi farlo fisso allora qui con il cartamodello che in realtà è del pupazzo di neve della, della befana eccetera ho realizzato il coniglietto semplicemente utilizzando uno delle sagome come orecchie quindi vedete anche eh, diciamo si può poi andare a ricreare un qualcosa di diverso con anche eh, le stesse cartamodelli che già avete, che già avete utilizzato. Notate anche che bellina questa ghirlandina con questi eh, pistillini già pronti. Questo è un filo di ferro, in realtà lo potete anche elaborare girandolo, formando la forma che volete. Io l'ho fatto così a ciambellina. Questo è un nuovo prodotto che è un nastro con la scritta welcome, c'è piccolo e c'è grande, dopo ve lo farò rivedere, molto carino appunto da mettere sulle vostre... Creazioni ok, allora ritorniamo un attimo. Cui Simo, altra ghirlanda americana sempre con l'aiuta light sui colori del corallo, con il nostro ehm, orsacchiotto fatto con il velluto cinigliato. E sempre il panno lenci con la stampa appunto scozzese. Le farfalline e i fiorellini sono già pronti, ragazzi, quindi modellabili, già pronti e sono in velluto cinigliato, lo stesso velluto cinigliato che abbiamo anche a pezze, quindi proprio eh, diciamo che creano un tutt'uno, una, eh, una cosa collegata. Aspettate che la regia mi chiede. Io delle domande: i rivenditori dove possono trovare soprattutto sul nostro sito quando sono le... Allora ragazzi, la, qua ci stanno facendo diverse domande, punto uno è da, insomma, da che negozi, come fare a sapere i nostri negozi, facilissimo, andate sul nostro sito www.creativabymarta.com.it che poi è la stessa cosa e proprio in alto c'è nella tendina in alto eh, basta che cliccate rivenditori, lì c'è proprio, tu, ci sono proprio tutti i rivenditori, sì, sia, sì, sia i rivenditori diciamo, che hanno Creativa by Marta in genere, sia quelli che hanno le mini Creativa Box, quelli che hanno le Strebaga Box, insomma sono e il su, sono ben dettagliati. Ovviamente sempre, essendo eh, il sito nuovo, comunque si aggiorna abbastanza spesso, anche perché altri negozi, ovviamente, mano a mano si aggiungono. Quindi ogni tanto buttate l'occhio e lì ci sono proprio numeri di telefono, siti, insomma c'è tutto. Lì trovate proprio tutto ciò che è in, che sono i nostri, quello che riguarda i nostri rivenditori ok allora i prodotti nuovi le novità prima arriveranno dai nostri negozianti perciò ehm, se voi avete già un negoziante o fisico insomma dove voi vi recate normalmente ovviamente negoziante creativa by marta eh, oppure un negoziante online che rivende i prodotti creativa by marta potete direttamente chiedere a loro proprio fare una vostra lista dei desideri ehm, un vostro ordine così appena il prodotto ci sarà loro sanno già che eh, ve lo devono mandare. Il catalogo, ragazze, nuovo questo del, di questa presentazione, eh, avete il pdf da poter scaricare. Eh, la regia vi ha messo il link qua sotto, perciò basta che cliccate sul link e lo potete direttamente scaricare. Ok, ragazze, così iniziate proprio a, vedere, eh, proprio a vedere, eccetera. Ricordo, ragazze, che lo ridico. Il catalogo quindi sarà sempre in aggiornamento. Perché? Perché proprio eh, diciamo che abbiamo voluto eh, non darvi tutto, tutto, tutto subito. La maggioranza sì, ma ogni mh, settimana ci sarà così la novità. Ma così taccasù, così che taccasù. sì, sì, non solo Strega Box è eh, di novità, ragazzi. Come dice la regia, anche per esempio il Tacasu ci saranno delle novità piuttosto che di altri materiali. Perciò voi dovete sempre insomma stare eh, all'occhio e vedrete che mano a mano sì, sì. avremo sempre delle nuove eh, dei nuovi prodotti. Sì, Ecco esatto, esatto. Tante di voi preferiscono ormai il catalogo in PDF perché giustamente sia per non sprecare carta, sia perché comunque lo potete vedere, allargare, ingrandire, insomma effettivamente è una comodità anche quella. Lì ci sono scuole di pensiero varie effettivamente. Ok. Andiamo avanti appunto con i materiali Strega Box e chi ci segue l'ha già vista, però ve la volevo ricordare ovviamente perché magari non tutti ci hanno seguite, questa ghirlandina è fatta con uno dei nostri pannolenci con eh, la stampa, appunto, quindi pannolenci lenci deco, ehm, con il gattino. Questo era la, eh, il panno lenci Micio eh, Miao. Ok, quindi dove ho ritagliato alcune delle sagome e ho creato questa eh, ghirlandina. Perciò con il nostro pellicciotto, i nastrini, i nastrini, eccetera, i fiorellini, eccetera, eccetera. Tanto che sei giù, Simo, ti faccio andare ancora più giù e ti faccio vedere questo. Guardate, che è grazioso! Questi sono dei cuscini. Eh, dei cuscinetti, te lo alzo così non stai abbassata Simo dei cuscinetti super morbidi, veramente super super morbidi realizzati con il cartamodello dei cuccioli amorosi quindi qui abbiamo il faccino in questo caso da coniglietto in quest'altro caso invece da orsetto guardate che carini e semplicemente ho eh, realizzato un cuscino quindi un rettangolo, vedete con le zampine, che sempre sono nel cartamodello, qui gli ho messo i bottoncini, quelli automatici, se no nell'altro, ad esempio, ho messo i velcri e potete fare il cuscinetto apribile e eh, richiudibile facilmente. Quindi, graziosissimo anche per i vostri bimbi, per un'idea regalo, ma anche per voi perché è super carino, super comodoso. Guardate che bello, ovviamente, col And nostro merliccio. Andiamo tramite Whatsapp il catalogo. Ok, stai okay, stellissimo che mi abbasso io se vuoi. Allora ragazze, se non... no, tranquilla. Se non riuscite a scaricare il catalogo in PDF ora, non vi preoccupate, anche perché magari state guardando la diretta, eccetera, eccetera, non è un problema. Basta che ci fate sapere con un messaggino su Whatsapp. Chi non riesce a scaricare, gli rimandiamo il link. Così magari da Whatsapp è più semplice, ok? Non vi preoccupate assolutamente, tanto ci sarà il tempo per farlo ok intanto ti farei dare un'occhiata anche qua Simo allora questo ad esempio è il nostro cuscino che abbiamo fatto con il pannolenci deco quello dei, dei, degli amorosi con anche il sempre pannolenci deco fantasia piccola abbinato quindi anche bellissima questa secondo me idea che stiamo eh, portando avanti di fare sia la decorazione quindi il pannolenci con decori più grandi abbinato a uno piccolo o a più di uno guardate che belli anche questi nastrini nuovi con tutti questi fiori molto molto belli eh, di tre misure diverse questa passamaneria super colorata pompona c'è anche in colori più chiari eh? e stanno benissimo con questi colori un pochino più vivaci per chi ama diciamo eh, la colorazione un pochino più appunto forte un pochino più vivace guardate intanto questo allora, questi sono dei cestini che abbiamo in diverse fantasie dopo mano a mano li vediamo sono già i cestini già pronti ragazze eh? sono già fatti così come lo vedete, li vedete sono morbidissimi hanno veramente una pelliccia super morbida e c'è per esempio il pulcino, c'è la pecorella, c'è il coniglietto, ci sono vari soggetti. Hanno proprio il manico e sono carinissimi anche come idea regalo. Poi li potete sempre decorare, aggiungere, eccetera. Intanto che siamo abbassati, vi faccio vedere anche lui. Guardatelo. Alla Simona, vedi che infatti Mugugno non so se la sentite, eh, gli piace un sacco: è il nostro cagnolino pelosino è una sarà un progettino che vi farò vedere con un tutorial, insomma, veloce o con una live, adesso decideremo, e è fatto col nostro pellicciotto, eh, quello a pelo lungo delle barbe degli gnomi, eccetera, quindi qua abbiamo un sacco di colori della barba, questa qua degli gnomi, quindi lo potete fare in tantissime varianti diverse. E poi con il lencio invece deco quello del baobao, bao, ho fatto la scatolina quindi la scatolina a cuoricino, ho, coperto, ho ricoperto il coperchietto e ho messo anche la decorazione I Love Dog, che può essere carino anche come idea, così per una scatolina per metterci dentro dei biscottini per i cagnolini piuttosto che la spazzolina, eccetera, eccetera, oppure per fare una piccola cuccetta appunto al nostro amico Pelosino. Guardate, invece, qua ci spostiamo in un altro ambiente, altri colori, ragazzi. Qua tutto molto soft questi colorini un po' polvere un po' delicatini molto molto sciccoselli e qua abbiamo proprio una serie di nastrino sempre a fiore ma appunto con questi colori molto più tenui, veramente carini, questa è sempre la pasta marina che vi dicevo prima pompon ma con questi colori un po' più baby. E qui ovviamente un sacco dei nostri pannolenci morbidosi che si sposano alla perfezione ragazzi come anche il pellicciotto, come anche i pizzi, i nastri eccetera. Allora guardate questo è un altro dei cestini che vi ho detto già pronti, quindi sono già fatti. Io qua ho solo applicato questa fogliolina e questo fiocchetto e in realtà sono aperti. Allora la mia idea era di eh, poterlo chiudere, quindi ho messo un pezzetto di panno pannolenci con un pochino di nastrino e così rimane chiuso. Quindi anche un'idea carina per poter riporre dentro il regalo magari di Pasqua, eccetera. Ovviamente poi li potete decorare in mille modi. Allora qui abbiamo anche... I coniglietti che sono già pronti, quindi sono già sempre fatti e cuciti con il basamento, quindi anche molto semplici da, eh, da utilizzare, da gestire. Sono così, eh. io là invece li ho decorati. Questi ad esempio si sì, sono del vecchio catalogo, quindi è per questo che lo, quello vecchio comunque lo dovete avere, eh? quindi se non ce l'avete magari il pdf del vecchio comunque richiedetecelo o comunque li trovate sul sito, eh? ok? Allora, qui ragazzi vediamo già altri due pannolenci d'Eco che sono questi, che sono altri due eh, nuovi. Allora, giusto perché non mi piace tanto lo scozzese, come potete vedere i tartan, tutti questi quadrettati, io li adoro e quindi ho fatto anche una versione con questi colori un pochino più sciabbi, un pochino più delicati okay, rispetto all'altro, che si sposano benissimo ovviamente con i rosa, con i verde menta. Grazie, grazie mille. Vi piacciono anche a me, piacciono tantissimo. Guardate anche questa ghirlandina d'appoggio. Ovviamente l'ho fatta con la base, appunto, di quelle che hanno la, la, la possibilità di appoggiarsi al tavolo, già direttamente fatta in questo modo, dove ho applicato una casetta e il mulino a vento. Come dicevo prima, sia la casetta che il mulino a vento potete eh, utilizzare, potrete acquistare, insomma, le fustelle, perché ci saranno sia della casetta che del mulino a vento, sia il cartamodello stencil, dove invece c'è entrambe, dove c'è sia la casetta che il mulino a vento, che un'altra forma di casetta, che è il faro. Quindi nel cartamodello stencil ovviamente avrete più eh, soggetti mentre le fustelle sono singole ok ciao ragazze nostri rivenditori perfetto nostri rivenditori ovviamente sempre presenti sempre sul pezzo grazie mille ragazze ovviamente ecco se dovete acquistare già qualche prodottino come dicevo prima voi fate la lista dei vostri desideri e andate direttamente dai nostri rivenditori e così loro vi terranno da parte quello che voi così avete già insomma ok perfetto allora beh, ve la faccio vedere anche dietro guardate questa ghirlandina che è eh, fatto così. Qui così ho messo ovviamente le pile, le, le, la, insomma delle batterie per poter mettere le lucette, potrebbe essere anche un'idea carina sia per la tavola eh, di, di Pasqua, sia per un angolino. Se non volete mettere le uova può diventare anche non pasquale, eh, cioè se non le mettete, quindi vedrete voi poi come, come combinarla. Chiamaci. Ah, chiamaci se vuoi sapere come essere il nostro rivenditore. Chiamaci del lunedì e ti spiegheremo tutto, non ti preoccupare. Allora, guardate anche qua a proposito di Buona Pasqua. Questa è una tag. 400, Benissimo, siamo ai tantissimi ragazze, brave, brave. Grazie mille. Allora, questa è una tag eh, appunto per la Pasqua perché ho scritto Buona Pasqua. La, la scritta l'ho fatta col su ragazzi. Eh. Poi eh, mh, sarà una delle, delle live, insomma, delle extra live che faremo. Quindi eh, non vi preoccupate, che poi, ovviamente, questo ve lo darò eh, come al solito con i nostri eh, anche cartamodelli gratuiti, come sempre nell'extra live. E poi con invece il cartamodello della gnomo Maria ho fatto lo gnomo con le. Orecchiette da coniglietto. Questo è un cartamodello dell'anno scorso, ovviamente gli gnomi eh, li strautilizziamo, quindi eh, sono sempre utilizzabilissimi. Questo è invece il cartamodello stencil che vi dicevo con il, le casette e il mulino a vento. Io qui l'ho fatto in versione, diciamo, piatta, quindi eh, non tridimensionale, ma bidimensionale. Che viene carinissima con dentro la spugnetta. Quindi facile, facile facile. Guardate questa ghirlandina, fatta in metallo, già ricoperta e già con le foglioline. Quindi è già pronta, queste foglioline hanno all'interno, vedete, il filo di ferro, quindi si possono manovrare facilmente. E ci sono, mi sembra, tre o quattro colori che sono veramente, veramente graziosa. Eh, ecco, mi sono dimenticata anche prima di farvi vedere quest'altra ghirlanda. Che ho fatto invece con i colori un pochino più forti, che ha sempre la base fatta, come potete vedere, con questa ghirlandina già pronta sui toni del rosa antico. Le foglioline sono di velluto, eh? Sono veramente graziose. Io ho aggiunto delle altre foglioline in panno lenci, quindi per abbinare un po' alla gallinella. E qui vediamo già anche un nuovo materiale, che sono queste. Che è il nostro jersey di cotone duple face è bellissimo, ragazze. Ragazze, mi fate sapere se si sente bene o se mi sentite intermittenza, se avete difficoltà di audio, me lo, fate, me lo scrivete per favore, che così capiamo. Grazie. Mi spiace perché non vedo i nomi di nessuno, purtroppo. È la prima volta che facciamo solo sul gruppo. Sì, esatto, la privacy è eh, tremenda esatto, su, WhatsApp, su Facebook. Se non cliccate al consenso della privacy, i nomi non si vedono. Quindi non so chi. Grazie, grazie. Non so i nomi di tutti, ragazzi, ma comunque ovviamente vi leggiamo. Eh. Si sente bene benissimo, benissimo. Allora vi presento loro ragazzi, guardateli che carine! A me piace un sacco questa ghirlandina che ho fatto, me la, me la faccio, me la dico, me lo dico da sola che mi piace, vabbè. Allora è una ghirlanda con la tecnica fru fru con il tulle, quindi ghirlanda americana, tecnica fru fru, la grande, eh. E qui ho messo il cagnolino che in bianco è proprio un maltesino, sai, di quelli un po' tutti sciccosini, ecco, che è, eh, noi abbiamo un'amica che si chiama Cristina, ah, la Flo si chiama, il suo cagnolino, e ho pensato a lei. E questa ovviamente è la nostra bambolina, tratta dal cartamodello stencil Bamboliamo, quindi è la, la, la nostra bambolina classica, e l'ho vestita appunto con i prodotti nuovi, quindi col pannolenci stampato, con il quadrettino e con la maglina appunto il jersey duple face eh, nuovo in questo caso in verde salvia ok Altra cosa carina che secondo me si può fare con, eh, la, appunto, con il jersey è foderare le uovine di Pasqua, perché? Perché è il jersey nuovo che abbiamo, che ho utilizzato tra parentesi anche per fare le foglie, perché comunque con la teletta termoadesiva potete fare anche i fiori e foglie, è, è elasticizzato. In realtà ragazzi è elasticizzato da tutti e due i versi, quindi è bielastico, di più da un lato e dall'altro leggermente meno, ma è di elastico ragazze, quindi lo potete usare anche in questo modo si sente si vede si sente benissimo anche dall'argentina benissimo anna maria dall'argentina lei è lontana quindi se sente lei ragazzi andate via serene dall'italia ok e fare anche l'idea di un bel ramage verticale potrebbe essere carino insomma un po' diverso dal solito non riesco più a penderlo ok ce la possiamo fare <ride> ok andiamo qua in alto nuovo cartamodello ragazze nuova fustella le fatine le fatine quindi con eh, le potete realizzare con la fustella dove all'interno troverete eh, il corpo, le ali il vestitino, i capelli, la fogliolina oppure dal cartamodello stencil, il cartamodello stencil avrà ovviamente più forme quindi per fare più eh, fatine insomma diverse come quella dell'autunno dell'inverno, la primavera eccetera eccetera e la, allora, la casetta allora, sotto allora, è dicendo. un cartamodello invece eh, vecchio che è vecchio insomma, di quest'inverno che sono le muffole e le casette. Ok, dimmi regia. Ah, dicono, ma dicono Mari Lu dice che mi devi assolutamente insegnare a fare il cagnolino. Quindi il viene... cagnolino, certo, faremo sicuramente adesso non so se è un extra live o credo faremo proprio un <ride> video tutorial perché insomma, almeno ve lo spiego bene, bene, bene Invece come farlo. Mi sento un po' agitata. Grazie cara. No, è che sono gasata. Io quando sono gasata parlo un po' veloce, ma non fateci caso, anche perché ho sempre paura di farvi perdere tempo. Allora vado veloce. Vabbè, cosa dovete fare? Sono così. Allora questo invece è il nostro cuoricino che abbiamo fatto la scorsa settimana all'extra live con appunto il pannolenci quello baubau eh, dei cagnolini perciò ovviamente ve l'ho presentato per chi non ha visto l'extra live andate a rivedere l'extra live che c'è anche il cartamodello gratuito da poter scaricare quindi ormai adesso avete trovato il nostro eh, gruppo facebook creativa club basta non lo abbandonate più. Allora, questa ghirlandina voi non lo sentite, ma profuma tantissimo perché una delle novità che abbiamo sono degli spray, dei profumi spray. Eh, l'ho ovviamente spruzzata, in realtà l'ho fatto da dietro così evitiamo qualsiasi problema di macchia e quindi ha anche un ottimo profumo. Allora, guardate carinissima la scritta With Love che è fatta in legno, ne abbiamo tante di scritte in legno, questa è una delle nuove, tecnica fru fru. Con la ghirlanda americana piccola e con la garza. Questa la fate in un nanosecondo. Anche questa ve la farò rivedere perché secondo me è ottima per fare le decorazioni per la primavera. Questi invece sono dei eh, un fiore, un ramone già fatto. Quindi con un ramo ho fatto tutto, eh, ragazze? Quindi molto, molto veloce. E, e niente. L'ultima tag qua, Attenti al cane, che l'abbiamo fatto sempre nell'extra live lo scorso sabato. E vi faccio vedere anche il bel cestinetto c'è il ciao, ne <ride> di Pasqua con l'ognometto appunto qua fatto a, fatto a, a con ci sono. Colori del jersey bielastico sono sei, regia, controllaci il catalogo di fronte a te. E questo è il cestino appunto già pronto a coniglietto. Ma è morbidissimo, ragazzi! È super, super, super morbido. Davvero sembra proprio il nostro pellicciotto, anche lo stesso colore. Invece, no, è già pronto. È questo. Ok, tuffiamoci in un altro colore, ragazze! Buttiamoci di qua! <ride> Vi piace, ragazze? Com'è finora? Aspetta che un attimo, che libero la Simo dal filo perché si sta ingarbugliando. <ride> Com'è ragazze, vi piace finora? Tutto a posto? Mi sentite tutto bene? Eh? Cosa dite di, di questi colori? Per ora abbiamo visto due colorazioni, quindi quella più forte invece quella più soft. Quale vi piace di più a voi? Quella più chiara eh? o quella un pochino più vivace? Fatemelo sapere che così anche per i prossimi colori, le prossime fantasie, eh, capisco magari su che tipologia andare. Nel frattempo la... Cagnolino il benissimo. Eh, gattino, devo, devo capire un pochino come fare. Beh, il persiano, cioè tipo quelli col pelo lungo. Sì, non perché si può fare, eh, però il eh, diciamo, i gatti col pelo corto è un problema. <ride> Quanti sono i colori della del jersey? Regia? Non lo so perché qua ci sono un sacco La regia sta impazzendo a rispondere <ride> ai messaggi. Sette colori del nuovo jersey che ve lo faccio vedere con uno dei colori da vicino, eccolo qua. Allora la vedete parte abbiamo detto, sì, il, la parte diciamo più liscia e la parte invece che è quella eh, un pochino più mossa. Okay. è assolutamente lavabilissimo perché è di cotone, è ad, anche adatto all'abbigliamento ragazze, quindi potete utilizzarlo anche proprio per l'abbigliamento. Saranno venduto a pezzi da eh, 70% okay? o a metratura come preferite. Ok, altra co cosa nuova, dopo ve la faccio vedere, è il jeans, ma vediamo un po' prima questo, dai ragazzi, se no vi sommergo di, di cose. Allora, qui ho fatto un'idea di fiocchi nascita, che ovviamente si sa, i bambini nascono tutto l'anno, ma di solito in primavera facciamo vedere di più i fiocchi nascita che l'inverno, perché abbiamo più possibilità. Allora... Mi si, dà, no, no. Mi si dà. ma io vi amo. Allora, vedo che se trema è la Simu, vuol dire che sta ridendo, ragazzi. Se vedete tremare il video. Dovevo eh, stare zitta, ma scusate, ma non No, <ride> Simmo, con questa cosa del Miss Italia ha fatto tremare tutta la videocamera. Mm. Allora. Sì, sì, sì. Va vai. bene. Allora, dicevo, questo è fatto sempre con il nostro pannolenci amoroso che però può essere benissimo utilizzato per un fiocco nascita. Quindi, per chi lo vuole comprare, eh, ecco, questa è un'idea di un fiocco nascita, carino così. Ehm, poi ho fatto la bavaglina che in realtà è la fustella che, eh, della misura proprio di bavaglini veri quindi voi potete creare quei tessuti dei bavaglini proprio di utilizzo ma carinissimo anche l'idea di fare il bavaglino come, ehm, come si dice fiocco nascita per cui l'ho fatto col feltro da 3 mm e poi l'ho decorato sia con il nostro Takasu glitterato e il cartamodello quello dell'alfabeto quindi l'ho ritagliato a mano eh, ragazze ok oh, e anche poi ho utilizzato il panno lenci stesso quello decorato ma uno nuovo che è la novità quindi del bebè allora questo panno lenci sarà diciamo composto da tutta una serie di elementi che vedete qua come il ciuccio il biberon la, eh, la corona le stelline le spiglie da baglia e questi fantastici orsetti in tridimensione da poter cucire quindi avrete il fronte e il retro di ogni sagoma da poter fare appunto in tridimensione ok quindi sia la femminuccia sia e adesso lo vediamo il maschietto eccolo qua la versione maschietto eh, l'ho fatta con questa ghirlanda bella grande, che è appunto una delle nostre ghirlande bianche, già in, abbiamo tre misure. Con il tulle ho fatto l'effetto della nuvoletta, e poi con il cartamodello delle stelle ho creato tutta questa cascata di stelline. Okay, quindi se vi piace potete poi metterci un pupazzo, insomma, che vi piace, una bambolina, oppure appunto questo è invece il nuovo pannolenci deco eh, con gli orsetti. Ok. Finiamo un attimino di qua, scusa Simo, ti faccio girare altra fatina sempre se come idea okay, okay. di il remake, no, non l'ho detto, se vuoi lo dico. Allora, la fatina, come vi dicevo, c'è sia la, eh, il cartamodello, sia la fustella. E questa fatina qua in realtà era una fatina, una, un progetto che avevamo fatto tanto tempo fa, ma tipo si parla di una decina sì, sì. di anni fa anche sì, di più, sì, sì, eh, sì. di un manuale. Adesso il manuale ovviamente è finito eh, da tanto, eh, però ci piaceva comunque questa fatina, ogni tanto ce la chiedavate, e allora abbiamo voluto riprogrammarla. E sì, lei ti suggerisce sì. il gatto siberiano? Sì. Il gatto Siberiano ci piace il gatto Siberiano perché è peloso, brava! <ride> allora, la tag dell'extra live della Strega Box Provenzale. Quindi, qui abbiamo sempre il nostro pannolenci con le stampe, sia eh, diciamo quello eh, con, il con le stampe grandi, sia invece questo con eh, la lavanda eh, che è, diciamo, più um, piccolino. Lo vediamo anche qui con, eccolo questo pannolenci fantasia che è molto carino, che è sempre quello fa parte del provenzale. Il coniglietto, questo coniglietto l'avevamo fatto in un extra live dell'anno scorso e fa riferimento a un cartamodello stencil che abbiamo. Se volete vedervi come si fa, eccetera, eccetera, andate a ritrovarvi magari l'extra live, se non la trovate scrivetemi così vi lascio il link. E guardate anche carina la casetta, come vi dicevo tridimensionale, la potete fare sia con la fustella sia con eh, il cartamodello stencil sul ciocchetto di legno, carina, molto graziosa anche come idea bomboniere. Guardiamo sì. anche, buttiamo sì. l'occhio sì. qui. Eh... Accediamo... <ride> Ai mutui... allora ragazzi facciamo mutui leasing <ride> esatto facciamo varie convenzioni insomma cestino a coniglietto grigio carinissimo c'è il nastrino lavanda quindi finisce un po' magari tutto quello che è l'abbinamento della strega box provenzale questo è il nuovo questo nastrino in due misure proprio con la lavanda e poi ragazze, come vi dicevo, il pannolenci dei bebè ci sarà quello stampato con le stampe grandi e in abbinato questi due con le stampe un pochino più piccine con proprio tutti i dettagli in azzurro e in rosa, ragazze. Allora, intanto bene. che sei lì, guarda, bene, bene. guardate cosa vi faccio vedere, ragazze. <ride> mi fanno ridere io. Ah, oh, dio dio, c'è la Simo che ride, ragazze. Quindi, se vedete tutto muoversi è perché <ride> sta ridendo sotto i baffi. Allora, ragazze, se vi piaceva il cagnolino, vi, gli ho fatto anche il, il, il sedere, insomma, il corpo. Qui così ovviamente c'è tutto il corpicino. C'è anche la coda, non so se si vede, ma c'è il codino. <ride> È il codino, è il codino, e quindi gli ho fatto proprio tutto il cagnolino. Che non so, questo qua peloso peloso, Io chiamiamolo. Your, Daniela. Ciao Daniela, chiamiamolo Yorshai, non so. No ecco, Noshitsu, no dai, via. Qua così abbiamo la sfumatura dei nastri su Rosa, ovviamente con dei piccoli dettagli per la Pasqua su Rosa. E anche qui altri eh, diciamo nastri sempre sui rosa, le eh, lamagline sia sul rosa antico che su questo giallo che è molto, molto carino. E queste passamanerie a pizzi che sono belli allora anche perché le potete ritagliare quindi singolarmente. Ragazza, ok. Si tratta, hai ancora il libro? Ecco, allora tieni ah, quel magari. libro lì perché è storico, quello delle fatine ed era super, super stato gettonatissimo. Quindi ce l'hai ancora, perfetto. Altra novità, ragazzi di tessuto: il jeans. Questo è un jeans molto leggero, nel senso che non è pesante da cucire, eccetera. Si cuce benissimo ed è elastico, quindi è elasticizzato, vedete, perciò lo potete anche utilizzare per eh, rivestire magari delle uova, insomma, fare anche cose che serve, insomma, l'elasticità. Io l'ho utilizzato anche per fare eh, i cappellini e i vestitini, adesso andremo a vedere. Questo qua ad esempio sono i due gnometti che li ho fatti un po' così eh, contadinelli, quindi abbinando il jersey che è elasticizzato, quindi ho foderato anche l'uovo. E ho fatto il cappello, da un lato jeans e dall'altro jersey con la nostra barbetta. Questi sono sempre del cartamodello stencil della Gnomo Mania. Eh? questo eh, c'era già questo cartamodello qui. Andiamo invece a vedere un cartamodello nuovo. Allora aspettiamo, guardiamo le domande. Intanto ci alziamo in piedi, eh, ragazze. <ride> ci vuole la gru per tirarmi in piedi. Allora, Ditemi. Chiedo, saranno, disponibili? saranno mese si sì, allora carta modelli stencil disponibili a fine mese allora, ok quindi, quindi... Catalogo, vita, quello l'ho già detto ragazze come come vi ho detto come vi ho detto pre... allora regie non ti sentono dai dimmi ok un pazzo alla volta però se mi dici tutte le domande insieme non me le ricordo Eh... Adesso si è dimenticato la domanda. Le, studia tu allora, ragazzi. Carte modelli stencil. Eh, da fine, entro fine mese dovrebbero arrivare, eccetera. Prenotateli dai vostri negozianti perché così, se per caso il negoziante magari non l'aveva ancora ordinato, eccetera, già lo sai. Quindi ve lo ordina. Se no, passano ancora più giorni. Ok, quindi voi prenotatevi bene, bene tutte le varie novità. Così andete, andrete già a colpo sicuro ad averle. Regia, abbiamo domande? Tante, però Dai. fondamentalmente i eh, materiali li trovano nelle prossime settimane. Il catalogo: ricordo che lo manderemo tramite WhatsApp perché alcuni non riescono a caricarlo. Ok, al altri sono... ok. Allora il catalogo: mi sta dicendo la regia che alcune di voi non riescono a scaricarlo, altre sì, ma non è un problema. Eh, lo manderemo anche su WhatsApp, così tutte però quelle che. <ride> Ok, okay allora la regia sì. ha promesso, e qui l'ha promesso davanti a tutte, eh, ragazzi. Quindi ricordatevi, se no, li facciamo eh, eh, che fa un video per come autorizzare la privacy. Simone, non devi ridere tu no, <ride> perché sennò no, 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 si muove tutta così. La teoria che mio marito sta guardando con me, mi ha detto: vuoi. Tutto una meraviglia, oh, me, Ragazze, provocare. bravi. Se i mariti sono dalla carta di prendetela prima che cambiano idea, ragazze. Approfittate. Allora, adesso ributtiamoci. qua dicevo novitona. Novitona, Novitona, ve la tiro su perché abbiamo la schiena che ci fa male, io la sì, stare abbassate. Allora, le dolly trolls le ho un po' riproposte in questa versione, come le bimbe, diciamo così, dei fiori, eccetera. Sarà un cartamodello, stencil dove potrete fare la faccina e le manine delle dolly trolls, non avrà il corpo, quindi la faccina e le manine, e poi tutta una serie di botanica, ad esempio eh, il, il trifoglio con il suo fiorellino, ok? Ve lo faccio vedere anche da dietro che è carina. Vedete qua sempre tutto trifoglio con il fiorellino, con, utilizzando la teletta termobiadesiva e appunto sarà un cartamodello, ma nel cartamodello ci sarà anche... Se, se sì, ti alzo io che se no, poverina. Ci sarà anche l'oro che sono eh, i cavolini, quindi i bambini nati nel cavolo. Ovviamente questa è la versione un po' più femminuccia perché ha il ciuccio rosa, ma potete fare anche il maschietto e la foglia del cavolo è sempre fatta con il pannolenci e con la eh, teletta termadesima. Nel cartamodello ci sarà compreso anche il vasetto che potete fare in feltro da 3 mm, ok? E, ehm, e quindi crearlo magari azzurro, rosa o marrone a seconda. Nello stesso cartamodello e dopo ve lo faccio vedere ci saranno tutta una serie anche di altri fiori e piante, anche piante d'appartamento, ok? Non c'è ancora il cartamodello perché è nuovo e sarà il 58, ok? Facciamo la, tomboliamo. Ok, allora, altra cosa che ci siamo un attimo persi via, il cartamodello stencil eh, del trenino che abbiamo proposto eh, per il Natale. Ovviamente è perfetto anche per i fiocchi in nascita, ragazze, questo ovviamente lo vedete, è super facile e carino da poter fare, soprattutto per i maschietti, però tenetelo presente. Dimmi regia. No, 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 ha proposto la, la dolly. La Dolly Verzotti La Dolly Verzotti. ci piace, mm, ci la... piace, ci piace. Qua abbiamo sempre un'altra fatina con una ghirlandina molto facile, sempre da fare con la scritta Welcome. Questo fiore è sempre ricavato dal vestitino. E questa è la fustella, eh? quindi fate il fiore, la fatina e anche la farfalla, ovviamente, se volete. Ok, allora saliamo un pochino più su, Dove... siamo qua, dai. La nostra pecorellina, guardate la carina, un po' contadinella. E questa è sempre la eh, il cartamodello stencil dei Cuccioli Amorosi, il numero 49. che utilizziamo veramente alla grande ancora anche per questa primavera. Ho utilizzato ovviamente la pelliccia pecorella e il jeans, che si adatta benissimo a tutto ciò che è un po' rustico, un po' campagnolo. Il, ehm, la paletta qui, come si chiama? La zappa e la pala sono. Proprio già pronti con hanno il manico di legno sono già fatti così e li potete inserire nelle vostre creazioni un pochino più eh, campagnole appunto e il cappello guardate carino l'idea di utilizzare questo cappello di paglia che oltretutto è un cappello eh, ovviamente che potete anche indossare, ma eh, l'ho realizzato appunto da appendere con tutta una serie di fiori, che era quello che insomma vi volevo in realtà far vedere, fatti con la, eh, il jersey nuovo e il jeans. Il jeans infatti è anche bello utilizzarlo in maniera duple fas, perché anche da dietro è più eh, chiaro che davanti, quindi fa dei bei giochi eh, colore. Dimmi regia la faccia del troll è già online sì 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 sì, sì, sì allora guarda ti faccio vedere vi faccio vedere già anche questa che è sempre con la faccina delle dolly trolls quindi questa è la, la, la faccina diciamo con il fiore dell'ortensia e le foglie dell'ortensia sempre che sarà sul cartamodello nuovo, quello che appunto uscirà, e la stessa tecnica per realizzare il visino della Dolly Trolls è quella della Dolly Trolls che ha anche il corpo che abbiamo, diciamo, un cartamodello già eh, da diverse stagioni che è il 53 mi dice la simo che lei si ricorda tutti i numeri a memoria eh, questa è semplicemente un pochino più piccola rispetto a quella dell'altro cartamodello ma comunque la trovate spiegata eh, su youtube tranquillamente c'è il video tutorial quindi potete poi andarlo a vedere lì intanto vi volevo far vedere anche che bella questa, eh, corni questa ghirlanda, cornice eccetera che è fatta tutta in... Ehm, Aspetta regia che è fatta tutta in corteccia di betulla arrotolata, ve la faccio vedere anche dal dietro. Guardate anche la mia utensietta qua che ho realizzato con sempre la, il pannolinci morbidoso, la garza leggera e la teletta termo biadesiva. Ok? Quindi anche qui poi insomma faremo eh, un video tutorial. In realtà il sistema poi per fare i fiori tridimensionali già trovate tanti video tutorial sempre su YouTube, eh? quindi potete già andare a guardare lì. Dimmi regia! Sì, però, sì, il... Gli occhi delle pecorelle sono titolati a mano? No, eh, allora questo che vedete qua, come quello che vi ho fatto vedere, anche delle pagliacci, eccetera, sono dei eh, fogli di panno lenci morbidoso già stampati. Nello stesso foglio, adesso ve lo faccio vedere comunque. Nello stesso foglio ci sono ehm, più misure, ok? E più colori. Adesso ve lo faccio vedere. Allora è questo. Questo è un'altra forma di occhio perché è di forme. Differenti di occhi, okay, vedete che è diverso, no? Ok, ne abbiamo otto, appunto come dice la Simo, ne abbiamo otto diverse, quindi quello più, a, mh, che ne so, rotondo, quello con le ciglia, quello senza ciglia e ogni, ogni foglio è fatto in questo modo. Sono comodissimi perché io cosa faccio? Io gli stiro dietro la mia teletta termoadesiva, vado a ritagliare. E li stiro direttamente sul mio pupazzo oppure il ritaglio in collo come preferite. Quindi, questi sono super, super carini da utilizzare e ve li consiglio sempre perché li uso tantissimo. Ok, altro pupazzone che devo dire mi sta tanto simpatico. Aspetta, che vengo dall'altra parte, Simo, così puoi riprendere con calma. Il, eh, lo spaventapasseri, allora il cartamodello è sempre quello del ehm, dei, m, 56, che è quello del. non mi viene il nome? Eh, port, eh, non mi viene, oddio, aiuto, come si chiama? I sorpresoni, mi scappava il nome. È quello dei sorpresoni. Eh, con rivisitato semplicemente mettendogli dei capelli diversi che sono dei pezzettini semplicissimi di eh, pannolenci quindi sfrangiato ok e ho eh, semplicemente fatto questa bocca un po' particolare il naso l'ho girato al contrario e da lì è nato lo spaventapasseri qui ho fatto con eh, o il cartamodello o la fustella dei fiori di campo il girasole fatto con la magliina jersey nuova e ovviamente lui è vestito in in jeans quindi in jeans da un lato girato, così dall'altro girato, così e la eh, scritta che è sempre quella di legno. Potete anche utilizzarla in questo modo: vedete che aspetta, che ve lo faccio vedere la scritta. Tutte le scritte che abbiamo queste in legno hanno le calamite, ragazze, perché? Perché queste si attaccano facilmente alle ghirlande di metallo, piuttosto che a qualsiasi metallo, insomma, che avete e così vi fanno la scritta metti e togli. Se mettete due calamite anche nelle manine, capito? Anche qua potete fare metti e togli adesso, eccola qua. Oppure la, la, la applicate le... eh, come volete. Dimmi. La prima dice la beccorina Appunto allora la pecorella, questa qui l'ho cucita in realtà appunto accavallato perché tanto non si vede. Nel senso che quando abbiamo eh, del pelo, mh, secondo me è inutile fare il punto festone perché non si vede, andrebbe nascosto. Quindi faccio il punto accavallato. Che faccio prima, però ovviamente vedete, voi potete fare tutti i punti che eh, volete. No, che è una curiosità oh, wow. dice: Ma siete sorelle due. No. no, pensa che non siamo neanche parenti, però abbiamo lo stesso cognome perché? Perché da do dove veniamo, quindi, che è un paesino qua della zona Busso Garolfo, si chiama Praticamente, metà sono, busso sono di Busso Garolfo, si chiamano Zanzottera di cognome, e l'altra metà Pinciroli, Pin punto. È finito il paese. E noi. <ride> E noi probabilmente in antichità eravamo parenti, ma abitavamo anche vicine, sì, però in realtà non siamo parenti neanche alla lontana. Però ormai, esatto, ormai da tanti anni in realtà è come se fosse mia sorella, insomma. Mia sorella più piccola, eh vabbè, perché è più giovane, ebbene sì. Vabbè, bando alle ciance, esatto, vi volevo farvi vedere questo, che devo dire che mi piace un sacco. Guardate che carino ragazze. Allora, diciamo che il cappello l'ho preso per questo progetto, <ride> perciò mi piaceva eh, proporvelo proprio perché diventa una ferma porta simpatico e fatto semplicemente col cappello, quindi ho chiuso il cappello su se stesso, all'interno ho messo... Un pezzettino di eh, tessuto di jeans, quindi incollato intorno intorno al cappello, e diventa con una ghirlandina. Vedete, ve lo giro, diventa il manico. E così diventa facilmente proprio un fermaporta. All'interno all ci potete mettere sassolini, sabbietta, lettiera dei gatti, quello che volete per farlo bello pesante. E poi lo potete decorare con quello che volete. Guardate che carini eh, che sono! Perché dicono pensare così il cappello come ferma Grazie, grazie. Ora invece mi era venuta in mente l'idea e quindi poi ho preso il cappello, cioè ho fatto viceversa. Allora, questi sono dei fiorellini che abbiamo già pronti, ragazzi. Ma sono particolari perché sono fatti in una sorta di fogli leggero, sono sfumati e al tatto sono bellissimi. Quindi, questi come fiori eh, artificiali, diciamo, ve li consiglio perché si sposano benissimo. Invece, i coniglietti sono già pronti. Pronti, è in velluto imbottito. Dimmi, Regia, allora ehm, non so chi ti chiede, ma con alcuni tutorial per realizzare le vostre creazioni con il kit o per realizzare un progetto visto il video? Chiedo, chiedo perché non, non è una allora idea. sì. Allora ti dico subito. Eh, allora, intanto, mh, faremo i kit. I kit però saranno, diciamo, eh, li, li prepariamo all'ordine, ok? Quindi devono essere ordinati e poi lì vi prepariamo il kit. Tra, tra due <ride> vi tipi, il esatto, ovviamente questo quando avremo i materiali. Prima, ripeto, i materiali arriveranno ai nostri negozianti e poi eh, anche a noi avremo la vendita. Eh, quindi quando avremo tutto in casa, eccetera, eccetera, prepareremo comunque anche dei kit. Poi, Farò anche dei video tutorial, non di tutto, ragazze, ve lo dico già perché sono tantissime cose. Ma poi alcuni secondo me non hanno tanto senso fare video tutorial, soprattutto quelli che hanno magari già il cartamodello stencil, perché comunque nel cartamodello c'è la spiegazione, quindi tra il cartamodello stencil, tra eh, comunque la foto, eccetera, eccetera, riuscite a farlo da sole. Magari lo faccio delle cose un po' più strane, come può essere questo, come può essere altri, magari altri progetti. Comunque si sì, faremo. Anche dei o eh, video tutorial o extra live, insomma, quindi in un modo o nell'altro riusciremo a spiegarvele. Il ok. Non so se sentite Gabri che parla, comunque no, il catalogo è gratuito, è gratuito è in PDF o tramite mail o tramite WhatsApp. Se non lo riuscite a, a, a scaricare direttamente ora, non vi preoccupate, ok. Continuiamo con il giallo perché devo dire che il giallo in primavera mi piace. Mm, allora c'è questo tono di giallo arancino, un po' così becco d'occa, che sono queste ortensie già pronte. Ce le abbiamo in rosa ce le abbiamo anche di questo colore. Sono già fatte, quindi le ho applicate direttamente alla ghirlanda. Una cosa anche, le ghirlande di corda, ragazzi, abbiamo eh, inserito queste ghirlande in corda già pronte in quattro dimensioni anche belle grandi, ha un prezzo secondo me molto buono, molto valido e qua veramente facile l'utilizzo perché le potete prendere già rivestite, applicare con la colla a caldo tutte le vostre parti, i vostri componenti ed è già pronta. Dal 25 al 40, mi dice la Simo, quindi veramente eh, parecchie, insomma, misure, eh. E ricordate appunto sempre la scritta che vi ho fatto vedere prima del nastro welcome, questa è la versione grande. Quindi prima vi ho fatto vedere la piccola, c'è anche la versione grande. Dietro gli ho messo un panno lenci giusto per dare un Lo pochino abbiamo... di movimento. Ok, dimmi regia. Mi chiedono eh, Gabri, chiedi a. Daci, Gabri la, ghirlanda ghirlanda un pannello, la ghirlanda del trenino e un cartamodello stencil quindi io qua ho il cartamodello del trenino numero 54. numero 54 mi dice la regia il, nel cartamodello potrai fare il eh, trenino piatto così come lo vedi qua con più o meno vagoni lo deciderai tu ma anche quello tridimensionale che io volevo farvi, fare, farvi vedere anche nella versione non natalizia come vi ho già fatto vedere ma in quella magari primaverile, ma non ho fatto in tempo a farlo, ragazze. Dico la verità: per un'idea di eh, tavolo da confettata, ve la butto lì. Se avete un maschietto con questo trenino tridimensionale con vago i vagoni dentro le bomboniere piuttosto che confetti, è fantastico. Quindi, se avete da fare una confettata, ragazze, fatelo perché viene benissimo. Non ho fatto in tempo a farlo. Bevo, 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 guarda Simo, riprendi lì che io do una sorsata d'acqua. Non mi sento la mia dicono quando parlo, non ti sento. Ok, ok, quindi se la regia parla io ripeto perché non tutti la sentono. Allora, sempre nel discorso del. Cartamodello eh, carta modello stencil quello che vi ho detto con le trolline con i fiori c'è anche questo che è il tarassaco quindi mh, io per esempio quella che ho fatto con in testa tutti i fiorellini dell'ortensia avrei potuto fare con in testa anche i fiorellini del tarassaco quindi c'è il suo fiorellino la sua fogliolina perciò lì nello stesso cartamodello vedete avrete tante eh, diciamo tipo di piantine diverse il cartamodello della gallinella, che in realtà c'era già l'anno scorso, che è un mini cartamodello stencil con la gallinella sia tridimensionale che piatta, e queste sono delle ghirlande. Carinissime per la Pasqua perché sono a forma proprio di uovo. Quindi c'è la versione piccola e la versione grande che potete decorare in mille modi. Ad esempio, questa l'ho pensata così: allora con un incrocio di nastri. Quindi anche un modo carino per magari utilizzare tanti nastrini, eccetera. Questi sono tutti nastri nuovi, ovviamente che ho utilizzato io. Dal, sul davanti ho applicato un pezzo di panno lenci. E adesso ve la giro dal dietro perché invece sul dietro ho applicato appositamente il jersey, perché il jersey rimane molliccio, quindi bello morbidino, e quindi dentro potete mettere facilmente l'uovo di Pasqua. Eh, sono avanti benissimo. <ride> Perché così gli potete mettere, non so, il regalino, i cioccolatini, l'ovetto di Pasqua che sbuca fuori. Insomma, può diventare anche una, eh, diciamo una confezione pasquale un po' insolita, un po' particolare. Intanto, che ce l'ho qua a terra ai piedi, ve lo alzo perché se no lo, me lo dimentico di dirvelo. Sono arrivati anche una serie di zainetti, sia questi qua da adulto che da bambino. Quelli da adulto, eh, allora tutti e due, sia da adulto che da bambino, li abbiamo pensati anche per poterli personalizzare con il tacca su, ragazze! Quindi anche fare, non so, l'idea del regalino, del presentino. Guarda, vi faccio vedere anche quelli da bimbo, che sono carinissimi. Sono carinissimi. Allora, questi. Queste, ciao Emi, sono solo due, eh, ma eh, poi ce ne sono anche altri, altre due fantasie. Ok, questi qua proprio per i bimbi. E quindi. quindi per la tarassa, tarassa con fustella, la fustella non l'ho. No, per la tarassa con la fustella non c'è, c'è solo il cartamodello per ora. E stavo dicendo, però lo zaino, quello da grandi, che è tutto tinta unita, l'ho preso apposto tinta unita, perché tante volte si trova una fantasia per anche poter fare delle applicazioni quindi anche con il pannolenci piuttosto che con i jeans piuttosto che con la, eh, con la maglina eccetera fare anche proprio delle applicazioni sul davanti quindi anche per non solo i bambini ma anche per noi insomma perché secondo me è carino la gallina carta modello stencil numero 51, ragazze. 51 è un mini carta modello stencil ok, quindi è più piccolo, ma appunto si fanno le gallinelle. Allora andiamo a vedere questa, ragazze. Questa è una ghirlanda un po' particolare. Io non so se a video si vede, non so se si vede. Eccola, vedete che lampeggia. Guardate adesso e guardate ora. Lampeggia ancora più veloce e così invece è fissa. Allora, questa è una cosa specialissima, ragazzi. Questa ve la faccio vedere: è. Da 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 da. <ride> e uno dice, dove le trovi queste cose? Non lo so, ragazzi. <ride> allora, praticamente sono dei LED. Eh, con il bottoncino appunto eh, con la possibilità di fare varie eh, tipologie di luci ed è un led come un cordoncino all'interno di è una sorta di kit eh? all'interno del kit troverete dentro un filo di ferro robusto che vi serve per fare la scritta, cioè voi la scrivete su un foglio, seguite con il filo di ferro e poi con del filo di ferro invece più sottile che sempre trovate all'interno del kit andrete a legare la scritta e così vi rimane proprio la vostra scritta, fatta ovviamente come volete. Io, io ho scritto Marta, ma potete scriverla qualsiasi, oppure fare un disegno, una forma, un cuore, quello che volete, e quindi utilizzarlo sia da parete che da applicare su un oggetto, che da applicare su una ghirlanda, insomma, potete metterlo dove vi piace. Ad esempio, io con figlia figlia quindicenne, ad esempio, lei è piaciuta da morire. L'idea, da eh, ovviamente, per metterla in camera sua. Insomma. Insomma, quindi anche lì veramente potete fare cose un pochino particolari, un po' strane anche. Ok, il filo è lungo perché sono due metri, tre metri, e quindi io l'ho utilizzato anche per girare intorno alla ghirlanda e ho fatto anche una specie di fiocco. Poi l'ho decorato con le margherite, le gerbere in realtà, che trovate nel cartamodello stencil dei fiori di campo, se non erro, comunque non è eh, 50 eh, non è un cartamodello nuovo, ce l'avevamo già l'altro anno e qui l'ho fatta con la garza e il vellutino, ok? Poi per chi ha poco pollice verde come me, io ce l'ho nero il pollice non verde, ho pensato appunto di fare queste bellissime piante in versione non muoiono mai, questa è la mia nuova versione di pianta, della versione proprio eh, sto viva anche se non mi dai da bere e quindi sono in tessuto. In questo caso è pannolenci e morbidoso con la garza, ovviamente all'interno c'è la teletta termobiadesiva e questa qui la trovate sempre nel cartamodello, stencil nuovo, quello delle dolly trolls e piante d'appartamento. Questa è una delle piante d'appartamento. Aspettate che la regia c'è la domanda, anzi due domande, una domanda. Di cartone o meno, ma è fatta di corteccia. Ah, questa? Questa è una corteccia. Guarda, se tu la vieni vicina, vicina, Simo, la riesci a vedere meglio. Vedete che è proprio la corteccia della betulla. No, eh, ecco così. Vedete, è proprio la parte esterna della, della betulla. Allora sì, queste ghirlande qua sono ghirlande di corda, guardate ve le ho messe tre misure qua, ma in realtà sono quattro misure diverse che abbiamo. Vedete, sono delle ghirlande già foderate con la corda, all'interno c'è il metallo, ok? Ma arrivano già così, già così proprio come le vedete. Sono quattro dimensioni, dalla 25 alla 40 e sono comodissime perché proprio sono già fatte, ok? Floriana, Io ho fatto un grande applauso a te Marta perché dietro per ogni tua creazione si vede un grande lavoro. Grazie. Si vede si nota tutto il bullpen, il Ma che carina, il grazie mille. Pazienza e la tua creatività, sei solo da ammira. Mm. Ma che bel messaggio, Floriana, grazie mille. Un bacione grande davvero, grazie che mi commuovo, quindi è meglio che non parliamo di altro perché no poi piango e non va bene. Allora. <ride> no, davvero, grazie davvero di sì, cuore. Bella, grazie. Bella. Ci sono... Filo di neon ci sono sei colori, cinque colori, cinque, sei colori, adesso ve lo dice eh? la regia che sta guardando un attimo, non me lo ricordo, cinque o sei, adesso vi dico. C'è cioè, ad esempio un rosa bello forte, un azzurro bello acceso, il verde, il giallo eh, e poi che altro, forse tre. Regia ce la puoi fare a dirci a quattro? No, sono di più qua. Sono ripetuti, qua sono quattro colori. quattro colori quattro colori e costa 15,30 euro e 30 se vogliono sapere e costa 15,30 e se lo volete sapere 30. il prezzo è quello lì sono tre metri ma è carino perché dentro c'è già il filo di ferro quello grosso nero e quello sottile per fare i legaccini vedete quindi non avete bisogno di altro cioè avete già tutto poi ovviamente c'è il, il geggino insomma per eh, poter cambiare eh, tipologia di accensione di, di, di led insomma ok la pianta vi piace allora vi piacerà anche quest'altra ed eccola qua la felce la felce che fa sempre parte dello stesso cartamodello stencil è un'altra pianta per appunto che non richiede acqua <ride> in questo caso ovviamente è fatta con il pannolenci e è carino secondo me anche l'idea di metterla aspetta che io la prendo su questa base che è una base di legno, che ha questa apertura qua sotto, vedete questo taglio, e io non ho fatto altro che prendere del tessuto di garza, risvoltarlo dietro e fare come un sacchettino con un pochino di eh, imbottiturina, oppure potete mettere proprio l'oasi e così andare a fare una specie di vasetto carino con la felce, con i fiori, potete fare di tutto. Eh, continuiamo un secondo qua perché vi volevo far vedere anche queste allora queste sono delle apette di legno fatte sempre nella stessa versione delle scritte e infatti anche loro hanno le calamite quindi come le scritte è facilissimo andarle ad applicare sulle ghirlande di metallo perché da sole tlac, si eh, posizionano e potete mettere, togliere staccare e staccare via Altra cosa, il nostro eh, jersey, questo nuovo duple face, lo potete utilizzare anche per fare i pupazzi, guardate questo non lo potete sentire ma vi assicuro che è stramorbido e qui ho giocato col dritto e rovescio, quindi con le due versioni. Fronte e retro dello stesso tessuto, quindi abbiamo doppia versione. Nel frattempo vi faccio vedere anche i fiorellini: sempre della botanica nuova, sempre con queste foglie, ad esempio, che sono in effetto FOMI stampato particolari, colorini molto soft e molto molto carino. Ok, un insieme di nastri <ride> sui toni del giallo, in questo caso, sempre ok. E poi andiamo in qua, vediamo vabbè, questa ghirlandina d'appoggio. Notate anche i, eh, i coniglietti, questi vellutati, già pronti, che sono comodissimi. Questa è invece è sempre la Daglia che eh, c'era già l'anno scorso. che Abbiamo sia la fustella che il cartamodello, ragazze, quindi potete farla in entrambi i modi. E poi abbiamo lui. Guardate che bello questo tronco. È un tronco sempre di betulla. C'è cioè in questa versione e nella versione più piccina, quindi anche più, eh, più piccolo che era quello che vi ho fatto vedere prima. E eh, qui gli ho messo semplicemente un pochino di oasis dentro. Il nostro gnomo fatto sempre con il cartamodello gnomo mania. I tulipani che troviamo invece nel nuovo cartamodello stencil, quello delle casette del, e del mulino a vento. Ok. La farfallina invece è già bella che pronta, ma guardate, è dello stesso tessuto. Quindi la farfallina è uguale al velluto che trovate a metraggio. Quindi anche qua per fare un bel abbinamento è molto comoda. <coughs> è uguale, identico, c'è anche questo fiore. Ok, perfetto. Simo ti faccio risalire di là e vi faccio vedere i narcisi. I narcisi li trovate sempre come carta modello, stencil, nei fiori di campo e come fustella. Quindi avete tutte e due, sia fustella che carta modello. Qui così è velocissimo da fare, è una piccola tag verticale, vedete, con un pezzettino di garzo fatto come una specie di sacchetto dove io ho fatto uscire fiori che potrebbero essere narcisi ma qualsiasi altro fiore e la pala questa qua che è già pronta, ok, già fatta in questo modo. Poi andiamo con il rosso, il rosso ci vuole. Guardate i papaveri che carino, anche proprio solo sulla scritta, che è la scritta di legno con scritto Home. Eh, per esempio chi ha anche non so, una, una parete, un frigorifero, piuttosto che in metallo, può anche andare a appoggiare direttamente perché ha le due eh, calamitine. E poi invece questa qua, che ad esempio è una delle ghirlande preferite della Simo che è fatta con le fragoline. Queste, le fragoline, sono anche loro nel cartamodello stencil nuovo delle troll numero 58. numero 58, quindi fragoline, foglioline, fiorellino e trollina nel vasetto. Quindi la dolly troll sempre con la faccina e le manine nel suo vasetto sempre che trovate nel cartamodello stencil nuovo con le fragoline, i fiorellini, vedete? Questa qua è carinissima da fare e insomma facilmente riuscite anche a creare la vostra piccola dolly troll delle, delle fragoline. Ok, vi piace ragazze? A me queste qua delle fragoline mi piace un sacco, a parte che mi piace proprio la, la fragolina in sé. Ecco, quindi devo dire che mi sono gasata a realizzarla, questa qua mi piace, esatto. Intanto vi volevo sempre far vedere questa bellissima il, um, maglina qua che è il jersey, guardate anche questi due colori fantastici, ovviamente anche questo si sposerebbe benissimo con il rosso delle fragoline, eccetera, quindi anche ovviamente abbiamo in abbinamento anche i nastrini, eh, ragazze, qua c'è tutto un abbinamento, fatto mica così per niente. Ok. Allora, la gallinella già pronta, qui abbiamo i pulcini ve li ho fatti vedere prima, abbiamo anche la mamma la mamma gallinella è già pronta, è già in feltro 3 mm con il suo bastoncino e il suo piedistallo, qua così basterà semplicemente fargli una decorazione oppure mettergli davanti per esempio un cestino con dentro le ovine, eccetera, eccetera. È una bella idea anche proprio come regalo, come idea decorazione per una tavola. Un angolino di casa vi va subito la Pasqua, insomma l'idea della Pasqua. Ecco, guardate anche l'insieme di questi nastrini che sono carini. Intanto che siamo qua ve li faccio vedere, guardate anche come idea per bomboniera, perché insomma sono un po' particolari, quindi ve li faccio vedere. Sono un set di, eh, di, di taglieri in tre misure, in tre forme differenti, ma guarda che carine che sono. Eh, per chi pensa magari di fare le bomboniere possono essere simpatiche, qua gli attaccate il vostro sacchettino e diventa anche una bomboniera eh, utile, no? Perché tante volte, ecco... Adesso vi faccio fare la bellezza, anzi, prima di vedere la bellezza, la regia ha una domanda. Sì, Tanto bevo. Eh, Bianca dice che lei aveva una nascosta e tu te l'hai fatta scoprire. Grazie, Bianca, pandemia. sono contenta allora che ci hai trovato, ci hai scoperto in pandemia, così sì, <ride> a qualcosa è servito insomma, questo beata pandemia. Grazie, ecco quanto tempo guardate questo, questa volta devo dire che ho avuto serie di difficoltà perché purtroppo a parte gli scherzi in questo pro problema del Covid, eh, tante aziende hanno avuto dei ritardi e quindi, noi, di conseguenza, anche noi abbiamo avuto dei ritardi. Non mi arrivavano i campioni dei materiali, quindi non potevo fare la crea le creazioni. È stata particolarmente dura e quindi poi dopo ho dovuto <ride> correre, 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 correre. correre. Eh, perciò insomma diciamo che non, non ci piace stare a dire troppo delle problematiche insomma legate a questo covid legate a tutto quanto ma vi assicuro che ce ne sono tante <ride> proprio di recupero della materia prima eh. mm -hmm. Boxettina che, non, so, allora, che, che non sappiamo come ti chiami eh, perché ti non sei vale grazie, grazie ragazzi eh, ti piace? Gaveri ah, piace un sacco quella lì con le fragoline <ride> Rivenditori trovate tutto l'elenco sul sito, ragazze. Sul sito nostro www.creativta.com in alto a destra c'è scritto Rivenditori, cliccate lì e li trovate tutti i nomi, ok? Sono sempre in aggiornamento, ma ce ne sono già tantissimi. Allora, sempre il cappello l'ho rifatto con i girasoli, eh, le apine in questa versione qua eh, sul giallo eccetera e anche sul giallo eh, vi volevo far vedere questa taggettina. insomma molto molto veloce perché è già tutto pronto anche questi cuori sono come i, ehm, i coniglietti fatti col vellutino già imbottito e quindi anche la farfallina è già pronta quindi qua ho semplicemente incollato come tante volte ci piace fare incollare è buona quindi cose veloci dimmi regia allora o ridi e dici qualcosa perché lui, voi non lo sentite ma si, si sente che ride, ridazza e quindi non capisco se mi deve fare una domanda Vabbè. ma adesso ridiamo noi ragazze perché qua vi voglio far vedere il lavoro di tutta la collezione <ride> Fatto meglio in assoluto, perché? <ride> perché l'ha fatto la regia ragazze e qua si vede tutta la sua manualità, la devi smettere. <ride> ve le va vado a far vedere. Allora, queste sono le nostre casette che, ok, fin qua va bene, nel senso che abbiamo fatto casetta piccola, casetta grande e il faro o il eh, mulino, quindi potete fare entrambe le cose e queste le troverete sul sito, ovviamente sul nostro catalogo, che sono una delle novità. Come vi dicevo prima, le abbiamo fatte eh, a fustella, le abbiamo fatte a cartamodello e questa è la versione in legno. Ma voi non so se lo vedete, ma queste le ha incollate lui, cioè le ha incollate proprio Gabri. Quindi eh, se vedete dei pezzi di rosa, color rosa, ecco, non è la casetta, è proprio la sua pelle. Perché nell'incollarle ha perso 4 kg di polpastrelli. E quindi non so se dal video rendono, ma vi assicuro che ci ha lasciato le dita. Ecco, va, va, va. <ride> Sei una frana, sì, però vi volevo far vedere questa chicca. Intanto le porticine che hanno... Il, I buchini, quindi potete passare una cordina, eccetera, e quindi fare questo effetto un po' eh, di cucitura che è molto carino. E nel, ehm, nel mulino a vento trovate da poter farlo sia in versione faro, e dopo ve lo faccio vedere in, di, in, in, nel mare, esatto, nel marino, sia in versione appunto mulino a vento. E guardate la pala gira perché la posso far girare direttamente in questo modo. Perché all'interno basterà metterci un bastoncino così che potete farla girare manualmente. Ok, e poi troverete sia per le casette sia per eh, il faro e il mulino questo buchino perché volendo potete andare a inserire la lucina o le lucine e quindi fare una sorta di ambiente, di paesaggino eh, luminoso, quindi anche per, non solo per il Natale, ma anche per il Natale oppure anche per eh, la primavera stessa. Ok? Quindi queste sono eh, molto carine come idea, lasciamo perdere come sono state montate, ma lì vabbè, non eh, andiamo nei, nei particolari, esattamente. Andiamo qui e vediamo altri nastri, guardate che belli, in versione un po' più nature, quindi tutti questi un po' grezzi, un po' naturali, è proprio una linea. Eh, che si usa molto quest'anno, una tendenza ecco delle cose naturali. Le ho messe qua nel mare, ma poi queste si abbinano con tutto, ragazzi. Ok, perché sono veramente molto, molto neutri. Qui andiamo appunto sul discorso, invece, più marino, e guardiamo anche qui la ghirlanda con la base, appunto, da appoggio. Queste sono le nostre ghirlande che stanno in piedi da sole, ok, e eh, le ho appunto ehm, annodato tanti fiocchi fatti con il nostro nastro effetto corallo, come potete vedere, e questa è la versione del faro. Quindi stesso cartamodello stencil eh, potete avere il faro, oppure anche in versione legno, oppure anche con la fustella, però la fustella poi dovete aggiungere voi questa parte perché non c'è, ok? Però insomma potete andarlo a ricreare anche facilmente con il cartamodello. Questa è sempre la scritta che vi dicevo prima da mettere e togliere perché ha le calamite. E qui gli ho messo anche le lucine. Idea carina sono anche questi. A geggini, questi ricciolini che ci sono in argento e in oro che potete utilizzare per le vostre cerimonie per poter fare facilmente dei portabiglietti, portafoto segna posto. questa è l'idea che ho avuto da m, poter eh, utilizzare le m, queste come si chiama boccettine queste bottigliette che abbiamo a catalogo con il tappo di sughero e mettergli dentro quello che volete sia di dolce che di eh, insomma da, da che ne so liquorino piuttosto che oppure anche la sabbia del mare la simo dice liquorino mm, e decorarli diventa sia una bombonierina che un segnaposto carino per le vostre cerimonie andiamo un pochino più su Volevo farvi vedere anche queste decorazioni di legno che abbiamo già pronte, ci sono i pesciolini, ci sono i remi, ci sono anche gli uccelli, adesso non ve li ho fatti vedere, ma insomma, poi a catalogo ci sono, ve li guardate. Quindi ghirlandina molto semplice. E poi, ragazze, la ghirlanda per la Marta, cioè per me. <ride> Questa sono io, ragazze. Esatto, è un bradipo. <ride> E io mi ci rivedo tantissimo. E questa ghirlanda l'ho proprio voluta con tutta me stessa. Perché per me c'è scritto relax. Quindi se anche voi ogni tanto volete fare il bradi, poi io lo vorrei fare molto spesso ma non me lo lasciano fare. Questa è la ghirlanda che fa per voi da poter appendere quando non ne potete più e così date una, mm -hmm. eh, un input facile a, a figli, mariti e, tutto, e fidanzati, eccetera, eccetera. Quindi questa io la terrei molto in considerazione. È molto carina perché, essendo di legno, anche questa parte, proprio diciamo già eh, il bordo dove poi potete mettere andare a legare, a legare facilmente tutti i vostri nastrini. Si usano molto, ancora anche quest'anno, infatti, li riproporremo molto: tutto ciò che ricorda un po' gli acchiappasogni. Infatti, poi, dopo ve lo faccio vedere farò sicuramente un video tutorial anche su quelli. Altra idea può essere quella del rametto di legni che abbiamo già a catalogo con la nave già pronta, la barca, eccetera, eccetera, appeso in questa maniera, quindi in versione orizzontale con il gancio appunto fatto con la corda e eh, questi, questi decori, ecco, questo ad esempio è uno degli uccellini, insomma, il pellicano eh, fatto così. Regia, hai qualche domanda? Dimmi. No, va commento di Claudio che dice se riesce la regia riescono tutti se riesce a... la regia ragazzi perché allora lui è molto bravo a computer e con tutta la tecnologia ma tutto ciò che esula da quello quindi tutto ciò che è manuale proprio non lo dobbiamo proprio farglielo fare tipo anche semplicemente perde il water no chiamiamolo idraulico è ok vabbè uno dice Gabriele uno di lui uno di voi, sì, 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 sì. Uno, di <ride> uno di tutti. Uno di tutti. Niente, invece, la ragazza dice che il campanile potrebbe essere. scusate, il da... faro: il faro potrebbe essere usato anche come campanile. campanile per esatto per il Natale, assolutamente, anche o non solo, quindi anche per eh, altri utilizzi. Magari se volete fare una chiesetta, basterà prendere la casina abbinata a la parte diciamo senza l'elica del, eh, del mulino a vento o comunque il faro e quindi trasformarlo in un campanile da chies quindi di chiesetta. Ok, mi state chiedendo ancora? Allora, materiali saranno disponibili prima in negozi, nei negozi, quindi andate proprio dai vostri negozianti di Fiducia Creativa by Marta. Se ancora comunque non gli è arrivato il materiale perché noi inizieremo a spedirlo da, do, da, da lunedì, ehm, intanto glielo potete ordinare, quindi fate la vostra lista dei desideri presso appunto i nostri negozianti e così appena arriva sapete che saranno subito lì per voi, ok? quindi il tempo ovviamente di spedire perché abbiamo diciamo eh, quasi tutto esatto ma non proprio tutto quindi appena comunque arriveranno anche le cose che mancano mano a mano le andremo a dare ai nostri negozianti ok perciò eh, diciamo che alcune cose ci sono già qua in casa altre cose invece ancora stanno arrivando quindi per fine mese dovremmo essere già a buon punto, comunque poi altre domande, le fiere, le fiere faremo quella di Bergamo e faremo quella di Vicenza, eh, nelle fiere potrete rivedere comunque anche esposti eh, tutti questi eh, progetti che vi sto facendo vedere oggi ok ragazze, quindi mh, possiamo rivederci fisicamente in queste due fiere qua che vi ho detto, altre domande? Non ci chiedono con che finanziaria lavoriamo eh? <ride> fin a me, no, se non facciamo pubblicità, vabbè, ragione. E eh, vabbè, mutui leasing e baratto, non so, facciamo anche. <ride> ok, ragazzi. Questa cosa del No, esatto, esatto. No, perché perde ancora il Vater, ragazzi. Voi non lo sapete, ma noi abbiamo ancora, credo che spenderemo, non so, un centone solo di acqua del Vater in questo mese, perché continuano assolutamente a scendere fiumi e fiumi e fiumi d'acqua. Vabbè, ok. Intanto, nel frattempo, ragazzi, ho lei in mano che è sempre la nostra Dolly Trolls, quindi il faccino con la manina. Perciò, lo potete trovare nel cartamodello già delle Dolly Trolls che abbiamo oppure in quello nuovo che è quello che vi ho fatto vedere prima qui così il faccino con una serie una serie di fiori l'ho eh, semplicemente applicato su questo cerchio fatto di eh, questo velluto cinigliato e gli ho messo all'interno la lettiera dei gatti quindi diventa bello pesantino eh, che può diventare anche un eh, ferma finestra ad esempio ok quindi quest'altra idea qua che vi ho fatto vedere poi queste sono delle, che non mi ricordo mai come si chiamano, è una specie di, can, di canna, di, di palude, ma non so bene il nome, c'è un nome che adesso non mi viene, carina da riempire come, eh, come fascina, insomma, eh, da poter addobbare. Io qui l'ho addobbata con questo remo che noi abbiamo già pronto, ma potete metterci fiori e quant'altro. Sempre come fascine a catalogo trovate eh, tre o quattro, eh, tipologie di questo tipo di fascina che sono quattro diverse questi fiori secchi ok ehm, che potete poi addobbare sempre con magari nastri decorazioni sono già pronti quindi eh, sono molto carine perché sono belle questa si chiama? Bambala, vabbè ok, questa qua che io ho detto canna, vabbè. bambala <ride> si chiama, vabbè ok, ogni cosa ha un nome suo ovviamente. Qui abbiamo tutta una serie di altri nastri molto molto neutri, qui erano quelli che vi volevo far vedere, vedi sono proprio come dei nastri, con scritto welcome, cioè in versione piccola e in versione un pochino più grande. Poi, il profumo che vi ho fatto eh, prima, che vi ho parlato prima, che ho spruzzato, insomma, sulle creazioni, è eh, questo, ci sarà una serie di profumi differenti. Questa è la sua scatola. Okay. Il cartamodello qual è della Dolly Trolls? È questo è quello che abbiamo già. Che è il 53, dove potete fare tutta la bambola, quindi la faccia, le manine, i piedini di diversi tipi, le scarpe, il, il corpo, la salopetta, il vestitino, insomma eh, ci sono diciamo più, ehm, più cose all'interno. Questo ce l'abbiamo già e qua c'è già anche per realizzarla tre video tutorial, perché ce n'è uno per la testa, uno per il corpo e uno per l'assemblaggio. Ok. Basta prendere il nuove, Non ho capito la domanda. Per mettere il vasetto nella Dolly allora aspetta, eh, aspetta, che arrivo, vi spiego. Allora, questo era il cartamodello che avevamo già, che è il 53, e fai la Dolly Trolls completa, completa col corpo e tutto, ok. Il nuovo cartamodello Stencil che appunto arriverà a breve, eh, ci sarà della Dolly Trolls solo la testa e le mani che sono un pochino più piccole di quell'altro, ma il sistema è sempre lo stesso e poi c'è il cartamodello del vaso, il cartamodello di fiori, foglie, fagoline, è sempre nello stesso cartamodello, ok? Quindi sarà un cartamodello che un pochino si rifà le Dolly Trolls e un po' si rifà ai fiori, le foglie, le piante, ok? Sarà un po' e un po', mh? quindi mh, diciamo che sono due cose leggermente differenti, che, però, si rifanno un po' ecco, alla stessa tipologia di lavoro di viso di bambola, che è la tecnica dello sculpturing fatta con la licra, ago e filo, eccetera, che potete già vedere il video tutorial di come si fa, ok? Sì, Lo sì, potete già vedere. Anche se con quanto amore, con quanta passione. Creature, ma grazie. Cioè di grazie, grazie, grazie mille, c'è un tesoro, c'è un tesoro. Altra piantina eh, che non muore mai <ride> è questa qua che è facilissima da fare. Farò sicuramente un video veloce perché è molto carina. L'idea di metterla Semplicemente un pochino di garza, un quadratino di garza con un pochino di sassolini. E questa, secondo me, è un'idea carinissima da bomboniera. Quindi, con il nostro panno lenci morbidoso, la teletta termoadesiva, è subito fatto. Veramente, veramente veloce da fare. Questa è la foglia del eh, tulipano che troverete nel cartamodello stencil appunto del mulino, numero 58, 58, 58 ragazze. Ok, ho quasi finito, quasi finito. Altra cosa che vi volevo far vedere perché è molto sciccosina sono le nostre sciarpine a ciambella fatte con, le, ehm, con il jersey appunto nuovo che tra parentesi ha una mano molto molto morbida quindi come vi dicevo è adattissimo per l'abbigliamento quindi per chi sa cucire potrebbe farsi anche una bella maglioncina una bella giacchettina eccetera per eh, chi vuole fare le cose magari all'inizio velocemente eccetera eccetera faremo insieme anche questa sciarpettina molto molto carina che eh, insomma vi, vi proporrò ed è molto semplice da fare qui l'ho rifatta anche con il jeans e con del pizzo all'interno, quindi anche da poter eh, fare in questo modo. Come anche, sempre con lo stesso materiale, ho fatto il cerchietto fascia con il nodo che è molto di tendenza e molto modaiolo insomma, tra le ragazze. E anche qui farò probabilmente un extra live o comunque un eh, video veloce. Eh, direi ultimi due progettini, come vi dicevo prima, gli acchiappasogni proprio che eh, si adattano benissimo a tutto ciò che è un po' così naturale, un po' ehm, anche un po' si rifà la natura, eccetera. Quindi li ho fatti in questa versione un po' marina. Molto carine anche queste decorazioni di legno che avremo appunto eh, che, che saranno nuove nuove, e anche queste farfalle, in questo modo qua. Qui ho, eh, farò il video tutorial di come fare a fare i. Il, il, la forma della chiappa sogni, ma è molto semplice, quindi davvero ci possiamo sbizzarrire alla grande, ok? Perfetto, vi ricordo ovviamente poi il Takasu, che, sì, ehm, che ci saranno comunque delle super novità, come vi dicevo, mano a mano, ma… Sì. Eh... Colori nuovi e, e nuovi eh, disegnini, e nuove, stampe. nuove stampe, eccetera, eccetera. E poi niente, finisco qua per noi amanti dei gatti, che questo è super bello. <ride> Questa è una cuccia che mi piaceva troppo, quindi l'abbiamo inserita: è una cuccia per i gattini. Guardate com'è bella! È bellissima, è già pronta, eh, ragazze! Già fatta, già pronta a forma di pesciolone degli abissi, con all'interno appunto questo pelosino qua. <ride> Quindi i nostri cucciolini e gattini saranno felicissimi con questo giochino, ci divertiranno un sacco. Mi piaceva quindi ve la voglio far vedere. Allora, Altro materiale... materiale. ma ti chiedono di. Questo poi spieghi un attimo di parole. Sì. Parola per, per... <coughs> per Cuscino Cane che abbraccia Stensi, devo ordinare. Perdonate se chiedo ora mentre vedo lavoro. lavoro. Quello dei cuccioli amorosi 49. che è il 49, eh, per fare la testa sì. e le zampette e la coda nel caso di alcuni animali e invece il corpo è fatto con un rettangolo di tessuto e farò appunto il video dove vi dico le misure ma è comunque un rettangolo puoi farlo della dimensione che vuoi ok come un cuscino proprio ok dire, ci farei vedere la tela del cerchio per capire come fare non ho capito la tela dell'interno forse intendeva la chiappa sogni ah, esatto certo. sì poi farò appunto come vi dicevo prima un video veloce dove vi faccio vedere perché è comunque è molto semplice lo trovate sempre mm. qui comunque poi lo metteremo anche negli altri volevamo solo dare in anteprima a voi che ci seguite proprio eh, sì certo poi come dice la regia eh, sicuramente in questa stagione ovviamente piano piano andremo poi a rivedere tutte le varie cose che vi abbiamo fatto vedere oggi dovete un pochino seguirci sui nostri social ok perché magari alcune cose sono molto veloci quindi decido di pubblicarle magari come reel come, come video velocizzati perché magari sono veramente molto semplici, altre cose invece faremo dei video un pochino più veloci. Io vi volevo far vedere anche un'altra un cosina che è un prodotto nuovo, nuovo, che anche di questo ne parleremo poi m, più avanti, eh, eh, con calma, eccetera, eccetera, perché poi ve lo voglio far vedere proprio m, come si usa, che sono queste due cosine qua, che sono praticamente delle eh, colle, Okay, delle colle in due versioni in polvere e fluida per fare che cosa ragazzi mi diceva bella colla per fare il nostro adorato cucito incollato ragazze perché queste praticamente due colle possono essere utilizzate direttamente sul tessuto e si stirano col ferro da stiro che secondo me è una genialata, sono secondo me comodissime, rivoluzionarie, perciò per tanti progettini si possono proprio utilizzare o in, eh, con la versione fluida o con la versione in polvere. Voi mettete sul tessuto, mettete l'altro tessuto sopra, ferro da siro, e subito, immediatamente, loro si uniscono e si incollano. È addirittura lavabile, perciò veramente carinissimo. Questo poi ve lo proporrò mh, piano piano. Insomma, nelle varie dirette, eccetera, stai qua, Simo, che arrivo. Sono tutte preoccupate per le strega box? Come mai questa settimana non ci sono? Di non preoccuparsi. <ride> allora, ragazze, le strega box questa settimana non l'abbiamo, eh, diciamo, promossa, non l'abbiamo realizzata noi, perché eravamo ovviamente un po' già eh, occupati a fare la presentazione della collezione. Quindi saltiamo, diciamo così, questo sabato e lo faremo poi sabato prossimo. Ok, quindi eh, diciamo questa settimana vi ho voluto fare la presentazione perché insomma per noi è sempre un lavoro abbastanza impegnativo perciò sicuramente capirete e sono sicura insomma che ci, molto <ride> molto ci darete anche appunto la possibilità poi di recuperare la prossima settimana che sarà vi prometto carinissimo l'ho già fatto ovviamente è già pronto lì che vi aspetta e vi assicuro che vi piacerà mm, perciò davvero davvero Aspettateci che arriviamo. Proprio nell'argomento dei pannolenci decorativi, quindi pannolenci stampati, pannolenci morbidoso stampato, ok, ad alta definizione, ok, l'abbiamo chiamato pannolenci deco, ok, e abbiamo fatto una variante che troverete poi sempre nel nostro catalogo, aspetta che mi sono appiccicata un'etichetta che è fatta, che è un disegno fatto in esclusiva per Creativa by Marta, da un'artista bravissima che si chiama Barbara Pallaro ed è un'artista eh, diciamo sia per la pittura, la pittura country, la calligrafia e lei ci ha realizzato proprio prendendo spunto dalle nostre casette che vi ho presentato prima, quindi le casette quelle che ho fatto il mulino a vento, quelle che ho fatto in versione cartamodello, in versione è versione legno, lei le ha ri realizzate ridisegnandole e realizzando questo pannello bellissimo, è un pannello grande perché è un 60x90 cm, dove voi un po' come quelli che facciamo per le strega box, eccetera, potete andare a ritagliare tutti i vari pezzi e quindi fare anche in eh, alcuni casi proprio c'è il fronte e c'è il retro, vedete, quindi potete... Eh, mettere insieme le due parti quindi ritagliarle cucire il fronte e il retro imbottire o con la gomma piuma o con l'imbottitura e quindi andarvi a creare un sacco un sacco un sacco di ehm, sagome differenti che potrete fare come eh, diciamo mh, decorazione piatta, quindi andare a eh, metterle in maniera piatta su un pannello, su una ghirlanda, su un copriforno, insomma potete andare a creare tantissime cose diverse, Il oppure farle anche eh, diciamo così un po' tridimensionali, imbottendole, applicandole magari in, eh, in maniera in modo che formino proprio quasi come se fosse un paesaggio. Allora, l'artista si chiama Barbara Pallaro, infatti ha proprio la sua firma all'interno del, se non lo vedo è laggiù, ok? Ok, vedete? E eh, lei appunto ci ha creato eh, proprio questo, eh, questa, questa bellissima eh, decorazione, insomma, varia per questo pannello. Ovviamente c'è dal, dal prato alle foglie, per i fiori, alle nuvole, eccetera, eccetera. Super, super, super bello ragazze. Quindi questo ve lo volevo proprio far vedere perché sì, mh, vi assicuro buona, che è molto bello. Ok ragazzi no. esatto intanto ci stanno no. chiedendo le fiere comunque Bergamo-Vicenza e ecco e più o meno è la mia mamma anche perché è l'unica che mi sopporta, ecco perché diciamo che è così che sono un po' fissata con alcune cose che magari non, insomma, nessuno recepisce ma ho le mie fisime e quindi lei lo sa, eh. la Simo dice che mi aiuta lei, non è vero ragazze, perché la Simo è un po' come la regia insomma per, per il cucito e le cose no, non è tanto però no, te invece dai l'incollaggio lo fai bene, è il cucito che ancora dobbiamo lavorarci su la Simo, vabbè ragazzi comunque, no, la, la mia mamma che so, ha fatto un uh corso per il braccio con la barbara ecco sì sì sì, sì esatto calligrafa. lei è anche una calligrafa esatto quindi barbara pallaro esatto per chi insomma vuole eh, andarla a conoscere è veramente sì, veramente sarà. brava sì, dai assolutamente sì sempre dai nostri rivenditori ah, però, il, il pannello quindi stampato che vi ho appena fatto vedere quando quello grande esclusivo appunto è 15 euro 60. 60x90 centimetri, esattamente. Allora ragazzi, io credo di avervi detto veramente un po' tutto, penso che insomma ci abbiamo messo anche un bel po', quindi mi sembra di, aver, di essere stata abbastanza chiara. Eh... Eh, allora, non riusciamo a parlare della continuità perché i tempi sono ristretti. E niente, comunque sabato prossimo sicuramente ri, eh, rifaremo, diciamo, tutto il... Eh, l, 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 ritorniamo a fare la nostra extra live normale, quindi presenteremo ancora le nostre strega box nuove, appunto come vi dicevo prima, non perdetevela perché è bellissima. Nel frattempo eh, tutto il materiale nuovo che c'è per ora inizieremo a spedirlo ai nostri rivenditori, quindi mi raccomando fate eh, un, una lista dei vostri desideri, dei prodotti nuovi creativa by Marta, ma non solo nuovi magari appunto come ho utilizzato io anche quelli vecchi li potete riutilizzare e così andrete a colpo sicuro dei nostri negozianti nel frattempo documentatevi con il nostro eh, catalogo in pdf se non riuscite a scaricarlo cliccando il link che c'è adesso qui nella diretta, scriveteci su WhatsApp che così lo manderemo a tutte quante voi, ok? Eh, Cos'altro devo dire, regia? Dimmi un attimo. Cosa devo dire? Ah ok, certo, eh, vuoi venire a salutare regia? Sì, saluta al volo. Allora vi dicevo, ragazze, per settimana prossima, tanto fa ciao ciao la regia, eccolo, perfetto, torna a leggere i messaggi, via <ride> allora, come vi dicevo eh, settimana prossima riprenderemo con la nostra extra live, rifaremo anche dopo la presentazione il nostro giro alla ruota della creatività, dove chi vincerà, oltre a vincere il super regalo, insomma, solito della ruota della creatività, avremo anche. A Disposizione proprio due. Biglietti gratuiti per la fiera di Bergamo, ok? Per eh, la strega box, e poi invece a livello di social metteremo in paglio comunque altri biglietti proprio per la fiera di Bergamo. Quindi seguiteci ragazze in questa settimana sui social perché li metteremo in paglio, ok? Perciò mi raccomando, state all'occhio così potrete eh, vincere il biglietto per la fiera di Bergamo. Ok, allora penso che abbiamo detto un po' tutto, comunque se avete qualche altra domanda mh, magari scriveteci su WhatsApp ragazzi e non qua su Facebook perché i, le, i messaggi su WhatsApp li vediamo più velocemente e non ci sfuggono, invece su Facebook magari invece sì perché sono tanti e quindi magari sì, ci scappano via. Fiera di Bergamo è i primi di, il primo weekend di, eh, di marzo, quindi mi sembra il 4, il 5, insomma giovedì, venerdì, sabato e domenica della prima settimana di marzo, ok? Vi aspettiamo ovviamente in Fiera a eh, Bergamo, grazie ragazzi, Gabri mi sta dicendo che eh, mi state facendo un sacco di complimenti, grazie, 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 sono contenta che vi sia piaciuta. Vicenza e probabilmente anche Bologna. Sì, 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 sì. Allora ricordo ancora che l'abbiamo già detto, quindi le fiere che faremo noi sicure, sicure per ora sono Bergamo, Vicenza e probabilmente Bologna. Per quanto riguarda noi poi nel mondo, non so che altre fiere ci saranno, ok ragazze, però queste sono quelle che farà Creativa by Marta. Va bene, comunque ragazzi ci aggiorniamo, perciò un bacione grande grande, vi ringrazio tantissimo di essere stati con noi, insomma è stata una diretta bella lunghezza e vi saluta tantissimo che mi fa così, quindi la Simona che vi saluta e eh, ovviamente anche la nostra super regia, perciò fatemi sapere insomma tutto quello che pensate, domande eccetera eccetera su WhatsApp. Ciao a tutte, un bacione grande grande, Mua, ciao ragazze! Spero che questo video tutorial ti sia piaciuto, se non l'hai ancora fatto iscriviti a questo canale e attiva la campanellina così sarai sempre avvisata su tutti i nuovi video tutorial e sulle live. Ricordati anche di iscriverti sui nostri social, troverai il link in descrizione. Inoltre tutti i nostri materiali li potrai trovare presso i nostri rivenditori. Per informazioni www.creativabymarta.com Ciao e al prossimo video!